Salve ragazzi, un saluto a tutti da parte dell'intero staff di Vagidali. Questa mattina vi presentiamo questa ID4 versione Pro 77 kW, quindi una 204 cavalli in questo bellissimo colore blu metallizzato. I cerchi sono anche molto molto grandi, un 20 pollici diamantato. Andiamo a vedere innanzitutto una panoramica della macchina. Il tetto è nero, quindi è il colore bicolor. Macchina alla quale abbiamo fatto un pochettino di attivazioni, anzi abbastanza. Andiamo a vedere nello specifico quali. Una delle prime attivazioni che vi facciamo vedere riguarda le luci di ingombro a baule aperto. Quindi noi andiamo ad aprire il baule perché dobbiamo scaricare le buste della spesa. Siamo in seconda fila e come vedete la parte esterna del faro, sia il destro che il sinistro, rimangono accese come luci di ingombro a baule aperto per una questione proprio di sicurezza, per essere visibili alle macchine che sopraggiungono dietro. Poi andiamo a chiudere e le luci si spengono. Poi un'altra attivazione molto importante riguarda la chiusura. Noi andiamo a chiudere la macchina e come potete vedere, senza aver tenuto premuto il tasto del telecomando, i finestrini sono saliti. Questa molto importante perché se un passeggero si dimenticasse un cristallo aperto, in caso di pioggia l'acqua si riempirebbe, la macchina si riempirebbe di acqua. In questo caso siamo sempre sicuri di aver chiuso tutti i cristalli. Opzione ovviamente che può essere poi tolta, quindi si può tornare alla situazione standard all'interno del menu dell'infotainment. Adesso saliamo, accendiamo l'auto . Eccoci qui ragazzi, siamo saliti a bordo e vi facciamo vedere le altre attivazioni che abbiamo fatto. La maggior parte riguardano la parte veicolo, quindi se andiamo nelle luci di marcia, questa macchina, che sì, è una macchina molto costosa, però non aveva gli abbaglianti automatici. Eccolo qua il menu degli abbaglianti automatici, gli abbaglianti automatici ovviamente che ritroviamo sul piccolo cruscottino Virtual Cockpit. E come avete ben visto, io ho acceso la macchina e gli abbaglianti automatici sono rimasti comunque in memoria, quindi oltre ad aver attivato questa funzione molto importante, ad ogni accensione gli abbaglianti rimangono in memoria, quindi non c'è più bisogno di andare a operare sulla leva. Altra attivazione, le frecce comfort sono state portate a 5 lampeggi perché ovviamente per fare un sorpasso è molto più comodo. Menu luci diurne con il quale è possibile spegnere e accendere i DRL. Poi andiamo avanti. Allora, specchi. Allora, per quanto riguarda gli specchi, accostamento al bloccaggio. Se noi andiamo a togliere questo menu, possiamo tranquillamente chiudere gli specchi tenendo premuto il tasto di chiusura, quindi possiamo scegliere che tipo di chiusura possiamo avere sugli specchi retrovisori. Andando avanti, in chiusura centralizzata, questo è quel menu di cui vi avevo parlato prima per quanto riguarda i cristalli. Quindi in questa situazione torniamo alla situazione standard, quindi per chiudere i finestrini bisogna tenere premuto il tasto di chiusura, mentre così si chiuderanno al primo click. Molto molto importante questa situazione, così ci evita proprio che qualche passeggero lasci un cristallo aperto. Andiamo a vedere i sistemi di assistenza alla guida, perché questa macchina ha naturalmente memorizzazione dell'ultimo stato, quindi noi andiamo a spegnere la macchina, ritorniamo
accendiamo il quadro, se andiamo negli assistenti, il lane assist è rimasto in memoria, come potete vedere. Lo andiamo a flaggare, perché poi, parlando proprio di assistenti alla guida, questa macchina non aveva travel assist, e voilà, eccolo qua, travel assist, quindi il relativo pulsantino che si è andato ad illuminare per avere la funzione del travel assist, che adesso andiamo a vedere direttamente in strada. Eccoci a bordo per provare il travel assist. Andiamo ad attivare l'ACC, dopodiché con il tasto che ci si è acceso qui sul volante lo andiamo a premere e, come vedete, travel assist attivato, agganciato immediatamente le carreggiate, come potete ben vedere tutte e due le strisce sono verdi. In questa situazione stiamo lavorando con l'ACC, il travel assist sta facendo il suo, quindi mantenimento di carreggiata perfettamente al centro della carreggiata. Come vedete, anche ovviamente questa macchina ha anche il PACC, ci ha segnalato l'incrocio. Adesso la macchina riaggancerà le carreggiate. Eccoci, siamo con traffic jam assist, quindi guida in colonna, siamo sotto i 60 km orari, sta lavorando il traffic jam assist insieme al centraggio di carreggiata. Come vedete, io non sto guidando, la macchina adesso questa semicurva la fa completamente in autonomia e tiene perfettamente il centro della carreggiata, quindi quel fastidiosissimo ping pong, come vedete adesso non tenevo le mani sul volante e mi ha avvertito, e c'è anche l'illuminazione lì sul cruscotto rossa, proprio che ci avverte che dobbiamo tenere le mani sul volante, perché vi ricordo, ragazzi, essere un sistema di assistenza alla guida non è una sostituzione al conducente, questo che sia ben chiaro per tutti, perché sono soltanto sistemi di assistenza. Comunque la macchina mantiene perfettamente il centro della carreggiata, il travel assist funziona perfettamente. Vi faccio vedere anche lo sblocco del video in movimento, se avete dei bambini, dei ragazzi, potete utilizzare questa funzione durante la guida. Come sapete, i MIB 4, in questo caso le elettriche, hanno un MIB 4 come impianto infotelematico e con lettore video, ma il lettore video deve essere sbloccato. Specialmente se avete dei bambini piccoli, li volete intrattenere con dei cartoni animati e guidare in tutta sicurezza con i sistemi di assistenza alla guida di secondo livello, quindi travel assist, traffic jam assist e ovviamente lane assist, che era già di serie. Per gli assistenti di guida è tutto. Eccoci, ragazzi, andiamo a scendere dall'auto. Vi rifaccio un'ultimissima panoramica di questa bellissima ID4 77 kW 204 cavalli di potenza versione Pro, in questo bellissimo colore. Ragazzi, se vi è piaciuto il video, mi raccomando, date like, iscrivetevi al canale per non perdervi i nostri prossimi video, e tutto lo staff di Vaghitaly vi saluta. Salve a tutti!